8 marzo, il Paricentro in prima linea per valorizzare la componente femminile, è la festa della donna, la festa in maniera eclettica, devo dire, composita, non si festeggia soltanto ma ci si riflette, e ci si riflette con tre iniziative di particolare importanza. Sara Cucchiarini, di che cosa si tratta? Innanzitutto noi abbiamo voglia di celebrare in modo dignitoso la giornata internazionale delle donne, dei diritti delle donne, e lo facciamo non solo l'8 marzo ma col Paricentro e con tante attività. Ormai da anni il Comune di Fano è in prima linea nel presidio di diciamo quella che è la salute dei diritti e dell'empowerment femminile delle donne del nostro territorio e non solo. Tre appuntamenti diversi, uno con il CIF, il Centro Italiano Femminile di Fano, che ci presenta una piccola mostra temporanea e un approfondimento su quelli che sono i copricapi femminili nella moda, nel costume, ma anche con riflessi nella politica, arrivando dal cappello settecentesco fino alla hijab facendo delle connessioni con il velo. Velo che sarà il protagonista dell'appuntamento, invece dei due appuntamenti dell'8 marzo, offerto e promossi da Impronte Femminili insieme all'associazione Alfiriat e l'Africa Chiama, che ringrazio. Si presentano due appuntamenti diversi, una mostra fotografica dove comunque si fotografano le donne e il senso del velo per le donne islamiche del nostro territorio, e una performance coordinata da Teatro in Faccia che aiuta, diciamo così, a aprire il senso di questa mostra fotografica, e sarà una performance appunto legata alla mostra. Il terzo appuntamento invece è un appuntamento al cinema, grazie alla collaborazione con Luca Caprara e Massetti Cinema. Ci sarà un appuntamento appunto il 9 marzo alle ore 21, un appuntamento con il film Hana, che parla del tema delle spose bambine nel mondo, per avere uno sguardo anche internazionale su quelli che sono i diritti delle donne e delle bambine. E l'ingresso è gratuito, quindi invito tutte e tutti ai tre appuntamenti, 7, 8 e 9 marzo.